Buongiorno dal mare di Silvi, siamo presso il complesso residenziale Le Dune e vi ricordiamo ogni giorno di non trascurare la forma fisica, soprattutto ora che siamo nel cuore dell'estate e ci rilassiamo, mangiamo anche qualche cosa in più del dovuto. È importante sempre tenersi in forma, lo ricordano i nostri esperti, consulenti di Buongiorno Fitness, ne incontriamo subito uno presso la palestra Le Dune. Buongiorno a Marco Riti e a Lorella. Ciao Mila, ciao, buongiorno a tutti. Allora Marco, è importante non mollare neanche in vacanza. Assolutamente no, mantenere sempre il metabolismo attivo per stare sempre meglio. Anche in fase di relax è sempre bene passare, ritagliarsi un'ora del proprio tempo per stare in forma. E Lorella è una vostra allieva, dalla forma fisica si deduce che anche lei non molla, non molla assolutamente mai. Assolutamente. Allora, Lorella ci mostrerà l'esercizio che tu insegnerai oggi. Sì, oggi lavoreremo i dorsali con un classico esercizio con il lat machine. Prego Lorella, ho un carico meglio, sì. In questo modo lavoriamo tutta la catena posteriore, ok? Facendo un lavoro sempre mirato con l'esecuzione, con la respirazione. In questo modo attiviamo tutti i muscoli della parte posteriore. Basta eseguire 3 serie da 15-20 ripetizioni per poter poi cambiare, diciamo, movimento. È importante la postura, non arcuare la schiena. Assolutamente, assolutamente. Spalle dritte. Spalle dritte. E controllo soprattutto del movimento, perché diciamo che sono le basi principali per poter avere, diciamo, un miglior risultato estetico. Cervicale, mal di schiena, chi soffre di queste patologie? È un esercizio un po' indicato per tutti, perché comunque non va a caricare la parte, diciamo, lombosacrale, perché scarica a terra, e tantomeno la parte cervicale, perché comunque appunto avendo una postura di questo tipo riesce un po' ad isolare tutti i muscoli, diciamo, che sta allenando. E noi forniamo, quando possiamo, la versione casalinga degli esercizi. C'è una versione che si può praticare a casa? Certo Mila, se abbiamo delle molle, degli elastici, possiamo tranquillamente diciamo, tra virgolette, arrangiarci così, ma è sempre un modo di dire, lavorando appunto con l'elastico, distanziandoci dal punto di riferimento e lavorare con un lavoro, diciamo, sempre che coinvolge la catena posteriore. Ovviamente più ci allontaniamo più la molla acquista tensione. Anche in questo modo, sempre con un certo controllo e una certa respirazione, riusciamo a coinvolgerli come se fossimo in palestra tutti gli esercizi della parte, tutti i muscoli della parte posteriore della schiena. Anche qui servono almeno 3 serie da 15-20 ripetizioni per poter avere un effetto allenante. È difficile mantenere un equilibrio in questa posizione? Non è difficilissimo, non è difficilissimo, perché comunque la molla ci aiuta in base alla tensione che gli diamo a dare questo tipo di postura. Non è difficile, Mila. Lo può fare chiunque. Donne, uomini? Sì, per sì. Chi è consigliabile? Guarda, un po' per tutti, perché comunque se abbiamo questo tipo di postura corretta, riusciamo a far lavorare un po' tutti, chi più e chi meno. E abbiamo scoperto che Lorella si allena 4-5 volte alla settimana, complimenti, e si vede. Ma Marco, chi non ha tutto questo tempo per allenarsi e riesce a frequentare la palestra 2 volte, 3 a settimana,
il lavoro è efficace ugualmente? Sì, raggruppando gli esercizi diciamo più importanti per ogni singolo gruppo muscolare e intensificare la seduta di allenamento. Grazie a Marco Riti, grazie a Lorella. Grazie a voi. Noi ci vediamo domani in palestra qui alla Lune Fitness. Adesso però la nostra trasmissione continua perché la dottoressa Marina Marieri ci dirà cosa mangiare oggi. E diamo il buongiorno alla dottoressa Marina Marieri. Buongiorno. Allora, siamo ad Al Forno Stella, qui al centro residenziale Dune di Silvi Marina, e abbiamo una distesa di pane, pizze e tanti prodotti a base di carboidrati. Che cosa sono scientificamente, dottoressa? Allora, i carboidrati sono delle macromolecole ovviamente biologiche che sono prodotte dalle piante a seguito della fotosintesi clorofilliana, quindi a partire essenzialmente dall'acqua e dalla luce solare. Dentro le foglie delle piante avviene questa reazione che ha come prodotto i carboidrati. Questi carboidrati vengono poi immagazzinati nei frutti e nei semi di queste piante. Nel caso specifico che stiamo affrontando oggi, nei semi, perché sappiamo bene come il grano, del grano noi andiamo a consumare la spiga, quindi che è la parte che contiene il seme. E da lì gli animali che mangiano, come anche l'uomo appunto, i derivati delle piante, traggono il loro nutrimento e la loro principale fonte di energia. Ed è tipico che a persone in sovrappeso venga detto non devi mangiare carboidrati, perché? Perché erroneamente si crede che eliminando i carboidrati si dimagrisca, quando effettivamente non è proprio questo quello che succede. Che cosa succede al nostro corpo quando eliminiamo i carboidrati o anche li riduciamo in maniera piuttosto drastica? Succede che il corpo si trova in una situazione di carenza di energia, pertanto demolisce la propria massa magra per produrre gli zuccheri necessari a vivere, sopravvivere anzi in alcuni casi. E per questo perdiamo molto peso, quindi la persona ha l'illusione di dimagrire, ma in realtà non riesce a bruciare i grassi. E questo causa un effetto paradosso che dopo un periodo di astinenza dai carboidrati si ha il recupero del peso con gli interessi. E quindi per dimagrire senza il recupero del peso cosa bisogna fare? Bisogna fare la cosa più difficile ma anche più giusta, cioè fare un'alimentazione bilanciata che sicuramente include i carboidrati al suo interno, però ovviamente dosati, perché pure un eccesso di carboidrati è sbagliato per il corpo, in quanto soprattutto se non si è molto attivi dal punto di vista dell'attività fisica, questi carboidrati in eccesso vengono immagazzinati appunto sotto forma di grasso. Quindi c'è un bilanciamento che è piuttosto anche difficoltoso da fare da soli, però comunque sia, basta darsi una regolata con le quantità, insomma. Seguite sempre i consigli della nostra dietista, che è molto preparata, è anche un metodo semplice, essenziale per rivolgersi a un pubblico eterogeneo. Noi ringraziamo la dottoressa Marina Marieri, grazie a voi che ci avete seguiti, grazie ad Alberto Capo alla telecamera. Vi aspettiamo domani per la penultima puntata della settimana di Buongiorno Fitness. Buona giornata, ciao!